Ciao e bentornato! Oggi esploriamo nuovamente insieme la natura pericolosa, scoprendo come difendersi se ci si imbatte in un elefante alla carica. Questa però è la seconda parte di un video precedentemente pubblicato, perciò ti consiglio vivamente di guardarlo. Pronto per l'avventura? Cominciamo! Si stima che ogni anno oltre 500 persone siano uccise da elefanti, in cattività o nel loro ambiente naturale. Se per qualsiasi motivo ti dovessi trovare di fronte a un elefante infuriato, la tua vita sarebbe in pericolo. Sapere cosa fare in caso di un elefante alla carica è una buona precauzione quando si sta per viaggiare in un paese abitato da elefanti o si deve lavorare con questi animali. L'obiettivo è sopravvivere. Per prima cosa, cerca di capire se l'elefante ha davvero intenzione di attaccarti. Si ritiene che molte cariche siano a salve. In pratica l'elefante fa finta di caricare per stabilire se costituisci o no un pericolo. Se l'elefante tiene le orecchie rilassate, probabilmente sta fingendo una carica. Stessa cosa se le orecchie sono allargate a ventaglio. Se invece le orecchie sono appiattite verso il corpo, ci sono buone possibilità che stia caricando sul serio. In questo caso, presta attenzione alla proboscide. Se la minaccia è reale, essa sarà curvata verso l'interno. In caso di attacco, l'elefante barrirà prima di agire. Esistono altri indicatori per appurare le reali intenzioni di un elefante. In particolare, controlla se l'animale manifesta tic alla proboscide o muove una zampa dondolandola avanti e indietro. Il biologo responsabile della scoperta associò queste manovre diversive a una manifestazione di paura. Rimani sempre sottovento rispetto all'animale. Gli renderai difficile fiutarti e localizzare la tua posizione. Se riuscirai a nasconderti, potrai allora allontanarti evitando altri spiacevoli incontri. Se ti sembra che l'elefante stia fingendo una carica, puoi decidere allora di rimanere completamente immobile. L'unico problema è riuscire a starsene ben fermi sul posto, mentre un elefante minaccia di piombarti addosso. Ma se dovessi farcela, dimostreresti all'animale che non sei un pericolo e di conseguenza smetterebbe di darti la caccia. Tuttavia, valuta le possibilità di successo in base all'aggressività e alle dimensioni dell'elefante con cui hai a che fare. Potresti anche riuscire a scacciare l'elefante producendo molto rumore, se c'è abbastanza spazio tra voi due. Questo espediente è considerato adatto soprattutto quando ci si trova all'interno di un veicolo. D'altro canto, se sei a piedi e un elefante ti minaccia a breve distanza, è molto meglio starsene tranquilli. Non voltare la schiena a un elefante, non girarti e non correre. Questo incoraggia l'elefante a darti la caccia. Le possibilità di venire uccisi sono più basse se si rimane fermi di quanto ci si mette a correre. Cerca di mantenere sempre qualcosa tra te e l'elefante all'attacco. Girati attorno alla ricerca di un rifugio dietro cui accucciarti o di qualcosa che faccia da scudo. Per esempio un veicolo, una costruzione, un mucchio di detriti, un albero. Una volta al riparo nel nascondiglio, che sei stato così fortunato a trovare, ricorda di stare immobile ed essere silenziosissimo. Se hai a disposizione un veicolo e hai possibilità di manovra, avvialo e vattene. Supponendo che tu riesca a trovare un albero abbastanza robusto e alto a sufficienza, questo potrebbe consentirti di stare alla larga dall'elefante imbestialito. In molti casi, persone inseguite da elefanti hanno trovato la salvezza lanciandosi prontamente in un fosso o in un canale e rimanendo fuori dal loro campo visivo. Se però la buca o il canale non fosse largo o profondo abbastanza, l'elefante potrebbe trovare il modo di recuperarti. Se proprio devi metterti a correre, percorri una traiettoria a zigzag, così da confondere l'elefante. Questo, alla carica, può correre più veloce di una persona, ma spostandoti in modo imprevedibile otterrai l'effetto di disorientarlo. Data la stazza, per un elefante non è facile cambiare direzione con la stessa agilità di un uomo.
Se, nonostante la tua velocità nella corsa, l'elefante si fa sempre più vicino, prova a lanciare una maglietta, un cappello, una borsa o un ramo lontano da te. Potrebbe essere un diversivo sufficiente per spingere l'elefante ad attaccare la tua esca e abbandonare l'inseguimento. Se l'elefante cade nel tranello, non stare a guardare, ma dattela a gambe. La soluzione più estrema è fare il morto, perché ti espone al pericolo che l'elefante ti cammini sopra, sia di proposito sia involontariamente. Ma se sei con le spalle al muro, stenditi a terra, raggomitolati, proteggiti la testa con le mani e fingiti morto. Aspetta fino a quando l'elefante non si stuferà di te e se ne andrà. Se sopravvivi, controlla che tutti stiano bene. Occupati dei feriti e cerca aiuto. Avvisa immediatamente i ranger del parco, i custodi, la polizia e chiunque possa essere interessato di ciò che ti è successo. Oltre a tutto ciò, bisogna anche tener conto di altre cose. 1. Non fare arrabbiare un elefante. Non fare movimenti bruschi in sua presenza e non guardarlo negli occhi. 2. Mantieni sempre la calma. Per quanto sia terrificante ritrovarsi con una bestia enorme, selvaggia e arrabbiata alle calcagna, mantenere il sangue freddo ti aiuterà ad avere la mente sgombra e pronta a individuare una strategia di fuga. 3. Gli elefanti non hanno paura dei roditori. Tenere uno in tasca non ti sarà di alcun aiuto. 4. Usa la corsa come risorsa estrema. Voltare le spalle a un elefante è davvero l'ultima cosa che dovresti fare. 5. Se l'elefante dovesse riuscire a raggiungerti, stai attento alle zanne. Sono strumenti molto pericolosi e sa come usarle per farti del male. Bene, anche oggi concludiamo. Se anche questa volta ti ho insegnato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace. Seguimi su Facebook per non perderti nessuna novità. Iscriviti al mio canale e noi ci sentiamo il più presto possibile. Ciao!